Giovanni, lo abbiamo raggiunto a cena e grazie per la disponibilità. Allora, lei tra poco nella piazza centrale nel palco centrale di Passaggi presenterà il suo libro, caro Avidon, 25 lettere ai grandi maestri, mi scusi, edito da Solferino. Allora, io partirei da quest'ultima parola, maestro. Lei senz'altro può essere considerato un maestro della fotografia, ma come si è scelto i suoi maestri e come soprattutto si è relazionato al concetto di insegnamento? Tutti gli insegnamenti devono essere seguiti oppure alcuni devono essere anche scartati? Ma io penso che i cattivi maestri siano i migliori, almeno nella mia esperienza personale. Mi ricordo i cattivi maestri, quelli che l'istituzione mi diceva stai attento perché quello è un maestro strano, e me li ricordo meglio dei bravi maestri, di quelli che invece ti insegnano la banalità, che ti insegnano tutto. Quindi il maestro è soggettivo. Ci sono dei maestri che ti dicono due frasi sulle quali coniughi tutta la tua morale, tutta la vita. E i maestri non è che devono essere quelli della scuola, quelli del, come nel mio caso, professionisti. Io mi ricordo di un ciclista che costruiva le biciclette quando ero bambino, dove quando ero bambino andavo a trovarlo, mi ricordo ancora, si chiamava Airoldi il cognome, e gli mancava un pollice, che era un uomo fantastico. Abitava in piazza 25 Aprile, aveva un negozio di ciclista giù. E poi mi ricordo, e poi ci sono dei maestri che sono, che hanno scritto delle canzoni, che hanno fatto dei film, che hanno fatto dei quadri, che hanno fatto degli artisti soprattutto, che sono stati dei grandi maestri, senza averli mai conosciuti. Quindi i maestri, devi essere tu a essere capace di scegliere, di avere la fortuna di scegliere quelli giusti. Ci sono quelli che hanno la sfortuna di scegliere quelli sbagliati. Non vorrei fare dei nomi. Ma... Ecco, maestro, appunto utilizzo questo epiteto non a caso. Qui siamo in un luogo che celebra la scrittura, la letteratura e le parole, però la fotografia ha una forza silenziosa, non utilizza... Lei dice non ha rumore, no? Non comunica senza far rumore. Qual è allora la forza comunicativa della poesia? Come sostituisce la fotografia, il rumore con l'immagine? No, il rumore... Esiste anche il rumore della propria coscienza, della propria sensibilità. Anzi, è molto rumorosa quella. Quindi quando la fotografia è un modo di comunicare, ci sono vari modi di comunicare, anzi tutto serve a comunicare. Comunque esiste la scrittura, esiste la musica, esiste la pittura, esiste la letteratura, esiste il cinema, esistono... E la fotografia è uno dei mezzi di comunicazione moderno che esiste da 150 anni. E devo dire che però... ha iniziato un po' come la parente povera dell'arte, però in un certo senso è la memoria storica dell'umanità. Da quando esiste la fotografia esiste la storia umana, quindi è una cosa molto importante e ce ne stiamo rendendo conto adesso, dove ormai conosciamo quasi tutto ciò che conosciamo, lo conosciamo perché ne abbiamo visto le immagini fra l'altro fatte da qualcun altro, nella maggior parte di fotografi professionisti. Quindi la fotografia è veramente il documento storico dell'umanità. Siamo ciò che siamo in fotografia. Abbiamo tutti un'opinione su tanta gente che nessuno ha mai incontrato veramente, però conosciamo e abbiamo opinioni in rapporto alle immagini che ne abbiamo viste. Conosciamo i posti perché ne abbiamo visto dalle immagini e abbiamo delle opinioni. Quindi non è che si ha delle opinioni perché ascolti Mozart, capisci? È un altro modo di avere un'opinione. L'opinione che ti insegna Mozart è un'opinione di
affinamento della sensibilità, ma invece l'opinione della fotografia è un'opinione che alla fine è più reale della realtà. Cioè crediamo molto più nelle immagini che nella vera realtà. E questa è una cosa su cui dobbiamo riflettere. Un'ultima cosa, adesso che insomma in qualche modo tutti fotografano, non so, esiste Instagram, quindi basta pochissimo per fare una fotografia, chi è che è il vero fotografo? Chi possiamo definire il vero fotografo in un'epoca sicuramente di sovrabbondanza di immagini? È come lo scrittore, tutti quelli che sanno scrivere sono scrittori, no? Sanno scrivere. Ormai saper fotografare non vuol dire essere fotografi. Cioè ormai il vero fotografo è, credo, in questo momento dovrebbe essere la persona più educata nel poter criticare e documentare la condizione umana.